siano completamente distorte rispetto agli effetti che questo piano avrà. Se l'opinione pubblica deve dire è un buon piano, è un ottimo piano, finalmente l'Europa dà una risposta complessiva e globale al fenomeno dell'immigrazione, finalmente l'Europa affronta in maniera seria le politiche e i problemi legati alla gestione dei flussi migratori, se lo dobbiamo dire per accontentare l'opinione pubblica lo diciamo, però attenzione perché io credo che il giudizio invece sia estremamente negativo per quello che perché? Viene detto in quel piano e per quello che manca. Ma noi non abbiamo detto per mesi, anche voi, l'Europa si deve fare carico, è l'Europa che deve aiutarci, è l'Europa che deve essere in prima linea. Ma infatti linea. Io credo che non ci sia alcuna compartecipazione da parte dell'Europa nella gestione di un fenomeno che è sicuramente un fenomeno globale. Io mi sento molto più in linea e mi sento di condividere e mi piacerebbe che in Italia ci fosse un ministro dell'interno come il ministro della Gran Bretagna. Ieri il ministro della Gran Bretagna ha detto io non ne voglio sapere nulla. Purtroppo noi dobbiamo prenderci e tenerci Angelino Alfano. Tra un po' ce l'ho Angelino Alfano, tra un po' Angelino Alfano sarà qui con noi. Ha detto due cose importanti. Primo, ha detto che questo piano non è un piano che disincentiva l'immigrazione, ma è un piano che incentiva l'immigrazione. In quel piano non sentiamo parlare di campi di identificazione e di smistamento nei paesi d'origine, lì andrebbe fatta la valutazione di chi è un clandestino. Sì, l'espressione campi profughi, non usiamo, campi dai. Profughi, non facciamo dell'ironia perché su queste cose bisogna che essere la Lega campi profughi, dai, vabbè. Non si parla di siti di identificazione e di smistamento nei paesi d'origine, non si parla di respingimenti, non si parla di rimpatri. Il potenziamento di Triton tramite Frontex, io l'ho già detto e lo ripeto, Frontex è un baraccone europeo che dal 2004 ad oggi ci è costato più di 500 milioni di euro, serve unitamente Frontex a pagare stipendi, è il programma per la tutela delle frontiere e europee e non fa quello che dovrebbe fare, cioè controllare, proteggere, monitorare le frontiere esterne del nostro paese per impedire che il nostro paese venga invaso. È un dettaglio, deve la risposta salvare migliaia di persone. No, la risposta no, Frontex dice di no, cioè Frontex dice noi no. Siamo un'altra cosa. Mare Nostrum, però Mare Nostrum sì. Anche la risposta Triton che mi sarei atteso per evitare quello che tutti vogliamo che venga evitato, cioè le partenze di questi disperati, perché il senso di umanità non lo si ha portando qua disperati a vivere in una condizione. Allora, quello di che voleva sentire qual era la cosa? Si chiamano disperati, si chiamano rifugiati. E se vogliamo, spesso, assolutamente loro no. I rifugiati sono aiutati. Quelli che ottengono lo status di rifugiato politico. Sì, ma se muoiono in Africa, il 90% sono clandestini. E l'altra cosa che tutti vogliamo evitare, e questo piano non dà assolutamente una risposta in tal senso, è evitare le morti nel Mediterraneo. Se noi vogliamo evitare. Aspetta, ci arriviamo. Noi dobbiamo impedire che questi barconi della disperazione e della morte fermati qua un secondo. La Mogherini, voglio sentire la Mogherini ieri.